Useremo l'endercesta per portarci la Portal Gun nel nostro mondo. E una volta che ce l'avremo lì, sarà una passeggiata usarla per riprenderci Draghi. Geniale! Vorrei dirvi che è stata una mia idea, ma purtroppo no, è stata un'idea dei veri leoni e delle vere leone. Se ce l'hanno spammato nei commenti. Grazie ragazzi, siete sempre i migliori. Quindi, adesso non ci rimane altro da fare che riuscire... Lion, raga. Sento il rumore di Shy Guy, no! Di nuovo? Oh, no, di nuovo. Di nuovo no. Entriamo tutti qua, tutti qua. Tutti qua, tutti qua, tutti qua nel drago, dentro, nel drago dentro, verde. Dentro. Ci siete tutti? State shiftatevi. Porca miseria, ci mancava questa. Però oh! Ma che è l'intruso! Succede? È entrato l'intruso! Cosa è l'intruso? Sì, sta controllando Aurora nella endercesta. Ma senti che rumore! Che rumore, che rumore! State dietro voi, Le orecchie. Porca miseria, quando urla è terribile. Però non è entrato lo Shy Guy, è entrato solo lui. Che cavolo significa? Mio. State fermi, Lo vedo. Nasconditi. Stai tranquillo, sto tipo dietro, sto quasi dietro. Piano. Voglio solo vedere che cosa fa. Lo vedo, sta camminando in mezzo ai computer, è proprio nella stanza. Dietro, tutti fermi. Lo intravedo. Ora è passato. Sembra abbia controllato i draghi. Sì, sta guardando i draghi uno a uno. Meno male che non è venuto a vedere questo. Si è fermato davanti al mio, quello rosso. State lo sta sempre pensando. Sì, lo sta guardando, lo sta proprio controllando. Non lo so perché. Ma voi state indietro, però. Fate guardare me. Rimanete sto proprio dietro io. Di me. Rimanete dietro di me, fermi perché sì, ora. Sì, tranquillo. Potrebbe anche girarsi, Potrebbe anche girarsi. Si è girato, infatti, sta ripassando in mezzo ai computer. E non so cosa sta facendo, ma. Raga! Che c'è? Oh mio Dio! Ha messo Shy Guy qui! Ha messo. Ma cosa? Ho visto. Sta guardando, lo sta proprio guardando. Fatemi largo. Lo sta guardando. Sì, e Shy Guy non dice niente. Lo sta guardando e lui. E Shy Guy non dice nulla. Non si arrabbia. No, non si sta arrabbiando. Porca miseria. Non è possibile. Non fa nulla se lo guardo io perché c'è il vetro di mezzo, Mario. Siamo tranquilli noi ora. Credo che sia salito. Sì, oh mio Dio. Ha riaperto la cassa, forse. Sì, ha riaperto la cassa, ora ha riaperto la porta e se n'è uscito. Ok, aspettiamo qualche secondo per essere sicuri che non torna indietro magari, ok? Non vi muovete, però possiamo smettere di shiftare. Ma come facciamo? Bella domanda. Potete smettere di shiftare, se n'è andato, se n'è andato. Sicuri? Okay. No. Sì, se n'è andato, se n'è andato. Ma lo Shy Guy! Lo Shy Guy è un problema. Finché non usciamo da questa stanza, tecnicamente siamo tranquilli. Però quando usciamo... Guardalo come si muove! Porca miseria, se noi mettiamo... Se mettiamo piede fuori da qui e lo guardiamo per un attimo... È la fine, quello lì si scatena. E lo sapete che poi una volta scatenato rompe anche i blocchi per raggiungerti. Lui è disposto a fare qualsiasi cosa per uccidere chi gli abbia visto in faccia. Ma non l'intruso. Perché non l'intruso? SCP. Forse perché è un SCP. Sì, probabilmente perché è un SCP. Secondo me lui è proprio un Taumiel. L'avevo anche già detta sta cosa, ma ne sono sempre più convinto. Sarebbe un SCP che interagisce con gli altri SCP, ok? E lui è quello. E infatti secondo me lui li vuole liberare tutti da questo posto. Ascoltate, noi dobbiamo continuare con la nostra missione. Dobbiamo uscire di qui e trovare il modo di portare i draghi. Quindi... Scusa, ma come facciamo con quell'affare di fuori? Allora, state tranquilli. No, ucciderlo, fidati, te lo devi togliere dalla mente. È impossibile. È impossibile. Allora, facciamo così. Usciamo guardando per terra. Ok, tutti guardando per terra. Va bene? Okay. E non smettete di guardare per terra. Uscite. No. Bravi, ditemi se siete usciti non tutti. No. Riapro la porta. Grazie. Ok, guardare per terra, guardare per terra o il muro. O il muro. Adesso, senza girarci per niente al mondo, perché se lo sentite urlare è infinita, io direi, mettiamo il portale, lo mettiamo tipo... Nella cella del tuo drago, che no, ne dici? No, lo metto sul soffitto, guarda, lo metto sul soffitto, ecco fatto. Ma adesso qui? Stai buono e stai fiducioso, adesso. Ma se lo metti sul soffitto, poi come facciamo a tornare indietro da qui? Hai ragione, allora non lo metto più sul soffitto, ma lo metto qui sul pavimento, mi state facendo rischiare di guardare quei mostro. Ok. Ora, piano, seguitemi, fate muro. Sì. Dobbiamo arrivare sempre senza guardare nulla, mi raccomando, sto sudando freddo. La scala, guardate il muro. Okay. O i piedi, guardate il muro. Ci sono. Bravissimi. Tutti e due. Ok, adesso spingiamo. Adesso non spingetevi. Apro la ender chest, metto. Sì, si è mosso, si è No, si vede. Fermi. Ragazzi, ho messo la cosa nel corpo. Ragazzi, è partito! No, Slogate! Disconnettete! Va bene così! Porca miseria, per un attimo non mi stava neanche slogando, è stato assurdo! È stato assurdo! Adesso non dobbiamo fare altro che fermare quel mondo, stopparlo, ok? Mettere il nostro e tecnicamente possiamo rientrare. Lui sarà arrabbiato, ma non c'è più nessuno con cui può arrabbiarsi. Noi siamo usciti. Al massimo se la prende con l'intruso, ma non credo che lo farà purtroppo. Cambio il mondo, ora cambio il mondo.
Uff, è stata una sudata. Io ho sudato freddo. Nei momenti in cui lui era lì che ci stava guardando, io ho sudato freddo. Ok, ottime notizie, ragazzi. Fantastiche notizie. Abbiamo la Portal Gun. Era proprio nella mia Ender Chest. E altra ottima notizia è che è ancora configurata con un portale attivato. Ciò significa che nel mondo dell'intruso, nel laboratorio degli SCP, c'è ancora il portale che noi abbiamo aperto. Perfetto. Ok? Questo era il mio dubbio, che potesse non esserci. Quindi, ora, se noi apriamo il secondo portale, perfetto, e qualcuno di noi ci entra, dovrebbe trovarsi direttamente lì. Aspettate. Non io. Ok, aspettate. Okay. Tecnicamente dovremmo farlo tutti uno alla volta. Io pensavo di andarci uno alla volta perché c'è meno pericolo, ok? In questo modo. Quindi, chi è il primo ad entrare? Ricordatevi che una volta entrati dovrete completare una missione. Dovrete, piano piano, senza farvi notare dallo Shy Guy, dovrete arrivare al vostro drago, prenderlo e rientrare nel portale col drago sulle spalle, ok? Avete capito tutti? Ok. Io lo farò dopo. Va bene, tu non sei il primo. Mario, vuoi essere tu il primo allora? Ma direi di no. Va vado bene. Io, dai, vado io. Ok, Anna, mi fa piacere vederti volontaria una volta. Vai okay, nel portale. Ok, visto che non abbiamo la chiave, spacco il vetro della gabbia, non me ne frega, ok? Come ti pare, basta che entri, prendi il drago e rientri nel portale. Guardo vai. Per terra e rientro, vado. Vai, vai, vai. Okay. Porca miseria, ok, non è stato buono. Sono rimbalzata. Okay, riprova aspetta. A entrare e spostarti okay. mentre cadi, va bene? Continua a provare, okay. brava. Ce l'hai fatta? Okay. Ci ok, sono. Ricordatevelo anche voi, Guardo giù. Sì? Non sai se c'è ancora lo Shy Guy? Non lo sai? No, c'è. Ok, non guardarlo, attenzione, non occhio. Dovevi neanche guardare per controllarlo, non dovevi guardare no, per no, controllarlo. No, non ti preoccupare, non è ho guardato. È stata una fesseria, Anna. Allora, adesso, hai visto, se dici cosa vedi, sei nella tua cella del drago? Sì, sono nel laboratorio, sto rompendo il vetro, ok. Sei entrata? Ho preso il drago. Va bene, adesso rifatti la strada. Bravo, bravo, no, sì che funziona. Ma sta facendo venire l'ansia, ok? Adesso rifai la strada all'inverso, okay. brava. Entra nel portale col tuo drago sulle spalle. Corro, ok? Bravissima, spostati. Di lato, Anna, ti devi spostare di lato. Di lato. Dai, vai, ti prego. Ok, ci sei. Okay. Il drago. Il drago. Sì, ce l'ha il drago, ce l'ha. Oh mio Dio, sì. Funziona. Ok, adesso ognuno di noi lo deve fare, ok? Uno alla volta. Vado prima. Andate prima tutti voi, sì, andate prima tutti voi. Mi fido di più a essere l'ultimo che entra. Mi raccomando, attenzione con quel portale. Devi riuscire. Sì, ti devi spostare di lato. Non è stato un ottimo piazzamento di portale, ma ce l'hai fatta. Più o meno. Forza, Ste. Incredibilmente, missione compiuta. Tutti i nostri draghi sono usciti e il portale è stato chiuso, ok? È perfetto. Andata meglio di così non poteva andare. Cioè, ce l'abbiamo fatta. È stato perfetto, ok? Però c'è un piccolo problema. Non possiamo più lasciarli qua fuori. Ormai sappiamo no. che lui è lì pronto a prenderli. In ogni momento può ritirarceli, riportarseli nel suo mondo. E sarà sempre più difficile riuscire a tenerli sotto, fuori dal suo controllo. E sapete un'altra cosa? Indovinate perché l'intruso vuole i nostri draghi. Indovinate qual è il motivo? Perché? Per usarli. Perché? No, non è per usarli. A quanto pare i draghi sono un SCP. Ok? Cosa? No. Sì, inaspettatamente. E vi dico subito, aspettate, perché me l'hanno scritto e me lo sono segnato. Sì, sono l'SCP-1762. A quanto pare SCP-1762 è una specie di origami dal quale fuoriescono dei draghi, ok? Ma dai! Noi abbiamo i draghi, ma non abbiamo l'origami. Non abbiamo questo pezzo di carta da cui loro fuoriescono. E secondo me lui vuole usare i draghi per rintracciare l'origami, perché è un SCP. E lui vuole recuperare per qualche motivo tutti quanti gli SCP che ci sono dispersi nel mondo. Raga! Di nuovo! No! Non è possibile! Qua non dovrebbe succedere, però. Ragazzi, di nuovo lui! Non che facciamo? Non mi di... Oh mio Dio! Dove andiamo? Non lo so, rimanete vicino alle guardie, rimanete I draghi, vicino... I draghi! Mamma mia! Mamma mia! I draghi! Ragazzi, è stato... Non lo so che cosa sta io succedendo, non guardo, ma... non guardo da nessuna parte. Neanch'io, io guardo per terra pure, bravo, pure ottima io. Idea. Guardiamo per terra, anche se quando fa ma così... Ma così non sa... sappiamo che succede! Ormai è tardi, infatti, ormai è tardi! Ah! Porca miseria, ogni volta un infarto. Ma perché? Non lo so, perché l'ha fatto? E se ci ha seguito? Oh mio Dio. Può essere. E se ci ha seguito attraverso il portale, è vero. Oh mio, ma non... Ma noi che non cavolo abbiamo, non abbiamo... Io l'ho chiuso subito, appena abbiamo finito di prenderli, io l'ho chiuso. E ho visto che... Però lui si teletrasporta, magari. Lui è capace di teletrasportarsi, lo Shy Guy. Sì. E quindi potrebbe essere passato e noi non ce ne siamo accorti. Ci vorrebbe qualcosa... Per tipo scannerizzarlo. E che non, il nostro scanner non ha una funzione per lo Shy Guy. Ci vorrebbe. Che? Tieni. Cos'hai? Cosa? Che cos'è questo? È un modulo per lo scanner. Sì, l'ho trovato.
Buono, me lo dovevi dare prima. Allora, questo qui è uno scanner per... per le entità. Ok, fammi rimuovere tutti quelli che non sono attivi. Ok, era giusto. È un po' difficile da configurare questo scanner, ma mi fa piacere averlo. Allora, ascoltate attentamente. Adesso, tecnicamente, se questo coso funziona, io scannerizzando la zona intorno dovrei sapere se c'è qualche entità particolare nei dintorni. Per ora non mi ha dato nessun segnale. Io sono preoccupato di una cosa. Io volevo fare un bunker dei draghi. Potevamo anche usare quello che abbiamo nel castello, ok? In modo che sia più protetto. Certo. Io ho paura che lo Shy Guy sia nel castello. Cosa? Ok. Perché noi l'abbiamo sentito. Ma non ci basta la ragazzina che pure è un SCP? Lo so, ma no, perché questo è cattivissimo. Invece la ragazza è buona. Provo a fare un'altra scansione un po' più qui interna. Ok. Ah! Ragazzi, cosa? È lì, cosa? È lì. Ma cosa? Dove? No, di fronte a me, di fronte a me c'è una scritta enorme con un indicatore. Non andare, c'è lo Shy Guy lì, è lì, me l'ha segnato. È nella sala d'allenamento? Ma ti dice proprio Shy Guy? Sì, sì, mi dice Shy Guy, Lo identifica, lo scannerizza e lo identifica. Questo scanner è stata la cosa migliore che ci poteva capitare, ragazzi. È l'unica cosa che ci può salvare. Allora, rimanete qui. Io va bene. Non mi muovo. Do un'occhiata prima. Affaccio di solo. Affaccio piano. Allora, non mi sembra che sia qui, aspettate. Seguitemi, ma state attenti a dove mettete gli occhi, eh. Ok, sì. Qui non guarda c'è niente anche in alto, do un'altra scansione, È sopra di noi, Sì, sopra di noi. È esattamente sopra di noi, davanti a me. Shy Guy, non c'è proprio, non c'è possibilità di sbagliare. Voi non vedete niente, ma io che ho lo scanner lo vedo. Venite, torniamo indietro. Allora, dobbiamo salire al primo piano e trovarlo. Ma tra l'altro, se noi pure lo troviamo, ok? Noi lo troviamo. Che ci facciamo? Esatto. Mi fa piacere, avete risposto in coro perché non lo so neanch'io. Cosa facciamo se lo troviamo? Io penso che, visto che non abbiamo un'altra testa di gorgone per pietrificarlo, la cosa migliore sia intrappolarlo. Facciamo dei muri, tappiamo. Tu quando hai usato la testa avevi detto che c'era anche un'altra idea che ti avevano dato. Che cos'era? È vero, dicevano di utilizzare una pozione di weakness. E a quanto pare, usando una pozione di debolezza, lui si indebolisce e puoi ucciderlo con armi normali. Possiamo provare. Tu sei il pozionaio. Possiamo provare. Ce l'hai? Mio Dio, non mi dire. È proprio di debolezza. Sì. Ok, allora abbiamo un'altra strategia, venite con me. Allora, io adesso do un'altra scansione, rimanete tutti sempre dietro di me, ok? Va bene. Che io riesco a identificare bene o male. I draghi... Dai, non credo che succeda tutto adesso, no? Non verrà a prenderli proprio ora. Saliamo l'ultima volta... sì, lo vedo, è lì, è di fronte a me. Dovrebbe essere dietro l'angolo però, sì. Come dietro l'angolo? Allora, ci servono assolutamente dei blocchi, io ne ho abbastanza. Voi avete dei blocchi? Sì, no, ne ho abbastanza anch'io, va dai. Bene, ci bastano due che li hanno. Allora Mario, tieni i blocchi prima della pozione, perché la pozione gliela tiriamo pronti. Dopo. Allora, se è qui dietro, io scannerizzo un'altra volta. Se è qui dietro, noi cerchiamo di arrivare. Mamma mia, è vicino, Allora, possiamo attraversare un altro angolo perché è ancora dietro. Non guardate oltre questo angolo, ok? Guardate oltre questo angolo. Ma qua ci dormiamo. Esatto, è proprio nelle nostre stanze da notte. Sei andato a rintanare. Allora, non dovremmo chiudere un pochino in modo che abbiamo... Che c'è? Zitti! Ok, non si è allertato, è qui, è dietro l'angolo, ok? Ok, è dietro iniziamo l'angolo. A murare un po', che dici? Aspetta, e le guardie non dicono niente, le guardie non hanno fiattato... Come non dicono niente? No, non lo so, probabilmente non lo vedono come un nemico. Ok, allora io tappo, senza guardare. Voi non venite, ok? Allora, tappa. Sì, ho tappato. Dovrebbe essere abbastanza chiuso da non permettergli di avvicinarsi. Dove? Ragazzi, si è spostato. Ragazzi, l'ho guardato. L'ho guardato. No, tranquilli. Il suono. Non può succedere niente. Mario, spostati, Mario. No, ok, lì può passare lì. Dove può passare? Non può passare Non può passare da nessuna parte. Tranquilli, siamo tranquilli. Per favore. Siamo tranquilli. Qui dietro. Vi dico che siamo tranquilli. Stiamo tranquillissimi. Stiamo tranquilli. Ok, tranquilli, va bene. Non vi preoccupate, non può passare. Non può passare, vi dico che non può passare. Non è passato. Ok, perfetto. Adesso. Ok. Possiamo provare la strategia di Mario. Ok, pozione di debolezza e poi lo attacchiamo con la spada. Non siamo trasformati però stavolta, quindi sarà più difficile. Allora, provo ad aprire. Oh mio Dio, è proprio lì dietro. Allora, indietreggiate voi, indietreggiate. Sì. Ok, Mario, tiragli la pozione di debolezza. Hai iniziato a correre. Davvero? Ok, cerca di beccarlo, Mario, cerca di beccarlo. Quando passa qua davanti, sì, magari. Sì, colpiscilo al momento che lo prendi. Lo devi prendere per forza, Dai, per forza. Allarga. Allargo di più. Ok. L'hai beccato? Sì.
Ok, no, però non ho beccato pure me stesso. Ok, sì, lo vedo che è stato beccato. E infatti sta prendendo del danno? Sì, mi sa che sta funzionando. Il problema è che io... Ah, mamma mia, mi ha tolto tutta la vita, tutta la vita, tutta. No, no. Tutta la vita tranne due cuori. Non fa, raga, non fa, non si può fare. Non si può fare. È indebolito. Usa Marco. Ma ho capito, ma ragazzi, cioè, è indebolito, però mi ha fatto malissimo. Possiamo provare, dicevano che non servivano troppi colpi. Allora io gli do più frecce possibile. Guarda come si sta arrabbiando. Ma non mi sembra. Neanche a me sembra che stia funzionando. Però insisto, ci insisto più possibile. Mario, tu sei sicuro che la... Mamma mia, quanto è brutto! Non sta funzionando, ragazzi, non sta funzionando per niente. Cioè, io potrei continuare a tirargli frecce anche per tutto il giorno. Non servirebbe, le ho finite. Le ho finite, richiudiamolo. Se vuoi ne ho ancora. Aspetta, io. No, non serve a niente, non serve a niente. Non serve a niente. Questa teoria era sbagliata, non serve. Dobbiamo trovare un altro modo, non potremo più andare nelle nostre camere da letto. Oh mio Dio. Ok ragazzi, per questa volta io chiudo qua perché ho bisogno del vostro suggerimento. Torniamo dai draghi, rimaniamo con loro finché non chiudiamo il mondo, ok? Rimaniamo dai draghi, non perdiamoli di vista. E poi io direi di andarli a mettere dentro il castello, perché anche se c'è lo Shy Guy, sicuramente sono più protetti che lì fuori in giardino, no? Sì, sicuramente, anche perché in teoria essendo SCP non dovrebbero fargli niente, no? No, no, infatti lui non li vuole uccidere, neanche lo Shy Guy li vuole uccidere. Li vuole basta, probabilmente per trovare qui, l'origami. Ok, allora, rimaniamo qui con loro e per questa volta è tutto. Lion, Stefano, Mario e Anna, out!